Che fiandra è questo numero per te? Ma è cominciato dal 2005, ne ho saltato uno, quindi è il quinto, sesto, Sesto, sesto. come lo vivi? Ma è un fiandre sicuramente particolare e alla fine vediamo un po', ci sono due grossi favoriti che sono Cancellara e Gilbert e io penso che su di loro si farà la corsa di tutti quanti gli altri. Poi se in finale siamo lì e spero di essergli bene, si proverà a vincere la corsa. L'ideale sarebbe che si annullassero uno sull'altro, no? Ma ideale non è guardare tanto la corsa che faranno loro due, è sicuramente stare bene e avere l'occasione di giocarsi la carta vincente nel momento giusto. Questa è la cosa fondamentale, che si annullino o no, o se no basterebbe avere più gambe di loro per staccarli. Filippo, tu sei una personalità del ciclismo, nel senso che il carattere, sei un uomo che dà immagine al gruppo. Quanto ti manca la vittoria? Perché adesso senti che tutti si aspettano assolutamente che tu faccia una grande vittoria. Ma sì, sicuramente. Prima di tutto, prima della gente, me lo aspetto da me stesso. Purtroppo negli ultimi anni ci sono sempre andato vicino, sono sempre stato lì davanti a giocarmi, però per una cosa o per l'altra è sempre andato qualcosa di storto. Spero sia arrivato l'anno in cui mi riconfermo su delle corse che contano, che sono queste. Adesso è rimasto Flandre-Roubaix per questa prima parte di stagione, speriamo di portarne a casa una, perché per me sarebbe una cosa molto molto importante, io penso per me, ma anche per il ciclismo italiano. Come rispondi alla stampa locale qui che dà del succhi a ruote, dell'uomo che corre su Gilbert? Voi vi allenate insieme con Gilbert, immagino, Ma no? guarda, io con Gilberto ho parlato lunedì dopo la Sanremo, eravamo a Monaco insieme, siamo usciti in bici e alla fine gli ho parlato, mi ha detto che questa storia è tutta quanta inventata dai giornalisti. Io penso comunque, quello che ho detto anche a qualche altro tuo collega, che alla fine se uno parte come favorito è normale che tutti gli corrono contro. Anche Max partiva da favorito, tutti gli correvano contro, però vinceva lo stesso perché era più forte. Evidentemente non è il più forte se non riesce a vincere quando gli altri gli corrono dietro. Cancellara e Bohner sono abituati a queste corse così. Io ho fatto anche un Fiandre, quello del 2009, partendo da favorito dove tutti ci correvano dietro. Però non mi sono mai lamentato di niente, quindi io penso che queste parole lasciano un po' il tempo che trovo, insomma. Poi è importante far bene in corsa e tutto ci si dimentica. Poi la stampa qui locale sono un po', come dire, se si può dire, permettimi di termine, stressati. Mi metto che Bohner non vince Fiandre perché è un po' vecchio. Potrebbe non vincere Fiandre Ma perché è vecchio. sai, corridori di un certo calibro come Tom ci si aspetta sempre grandi cose. Mi ricordo un anno in cui non ha vinto né Fiandre né Roubaix e qualcuno mi ha detto è un corridore finito. Perché non ha vinto? Sono due corse, si corre per minimo, di solito si parte in 10 o 12 che vogliono vincere la stessa corsa, che hanno il potenziale per vincere. E vince uno solo, non è che gli altri 11 sono tutti quanti dei corridori finiti. Io penso che lo sport, il ciclismo soprattutto, è bello per questo. Si può vincere, si può perdere anche se non sei più anche se non sei più forte, oppure lo puoi vincere non essendo il favorito numero uno. E questo anche è il bello del ciclismo. Quindi non penso che Tom sia assolutamente vecchio per poter vincere un Fiandre o una Roubaix, anzi, io penso che sia nel pieno della sua forma fisica, con una maturità fisica eccezionale, come lo sono io, come lo sono tanti altri, come lo è Fabian. Il problema è che sono tutti corridori molto forti ed è molto molto difficile vincere. Simone.